Buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di corse di lunedì 18 aprile, prima corsa una reclamare riservata agli aspiranti allievi in 14 dietro l'autostart 1 Zaffira 2 Take Me Home 3 Atena Griff 4 Blade Runner Font 5 Charmel Shake, 6 Zecca Jet, seconda linea 7 Bagara 8 vaniglia Ido, 9 Brendas 10 ancora tubigi 11 taiga jet 12 Utopia Jet. Terza fila. 13 Taylor Di Pippo, 14 Zodekar, very nice. Corsa in bilico fra Take Me Home e Atena Griff, ma aperta comunque. E vediamo la fase di lancio con la velocità iniziale di Sharm el Sheikh che scende in corda. All'esterno c'è veloce anche Zecca Jet, lungo la corda va a Atena Griff. Poi. indietro Blade Runner Font, insiste all'esterno, Zecca Jet dopo i primi 200, in 15,5, insiste e passa, si avvantaggia dopo 350 metri, è leader. Numero 6 di Zecca Jet, dunque, che è riuscito a passare in vantaggio dopo 400 metri completati in 29,2 e ora a metà della seconda piegata. Guida su Sharm El Sheikh, quindi Atena Griff che accenna a spostare all'esterno, completamento dei primi 600 metri, c'è stato un rallentamento, 46,5. Ora a largo c'è Take Me Home che progredisce ma viene anticipato da Atena Griff, a largo anche Vaniglia Ido e se ne vanno i primi 800 metri di gara in 59,3. Completamento della penultima piegata, situazione invariata con al comando sempre Zecca Jet, attacca però a questo punto Atena Griff che ha anticipato Take Me Home che la segue comunque. I due di testa prendono vantaggio e a 450 dal palo mette qualcosa davanti Atena Griff, si difende ancora comunque lungo la corda Zecca Jet, è pronto a intervenire anche Take Me Home. Metà dell'ultima curva superato, situazione tattica invariata. Alle prese i primi due con Take Me Home che accenna a spostare all'esterno. Retta d'arrivo, sempre in vantaggio. Zecca Jet all'esterno si prova nuovamente. Atena Griff, ultime battute con anche Take Me Home che si aggiunge. Atena Griff nel finale, fa valere qualcosa in più dell'avversario e passa su Zecca Jet. Mentre al terzo chiude Take Me Home. 1.58,7, 1.13,9, 29,7 a chiudere, bel primo piano per Atena Griff che si fa praticamente quasi un...